Eccoci, ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati a Future Proof, bentornati al nostro appuntamento mensile con gli argomenti, le parole, i temi che ci preparano al futuro, un po' come la settimana enigmistica, adesso non vorrei dire che vantiamo innumerevoli tentativi di imitazione, ma la cosa interessante, non so se l'avete notato, io sono abbonato, iscritto a una newsletter di una famosa società di consulenza, mi sembra inglese, che analizza e studia tutti i vari trend, che si chiama Trend Watching. Oltretutto ve lo consiglio perché è un'ottima fonte di spunti per innovazione e gli argomenti che trattiamo. E l'ultima newsletter, una delle ultime newsletter che mi è arrivato, c'era proprio scritto sopra Future Proof. Quindi possiamo dire che siamo anche già trending topic e abbiamo la voglia di diventare un po' tendenza in questo mondo. Come sapete, Future Proof raccoglie l'eredità di Future Mirror, quindi saluto tutta la community che è fedele, che era nata con Future Mirror. Come vi dicevo la scorsa volta, stiamo preparando un paio di appuntamenti che tornerà a coinvolgervi tutti quanti direttamente. Come ho fatto l'altra volta, vi dico e vi anticipo già chi ci sarà nell'appuntamento di giugno, che è programmato. Vado a memoria il 14 giugno, dovrebbe essere un martedì, sempre alle 2:30. Avremo modo di parlare con Sara Nogler di tutto il mondo Meta. Meta inteso non come il nuovo brand del gruppo Facebook and Company, ma parleremo della parola Meta nelle sue diverse declinazioni. Sapete che noi a Future Proof siamo innamorati delle parole. Meta è una parola che sentite spesso, cercheremo di declinarla nelle sue diverse, diciamo, componenti, tra cui il metaverso è una di queste, ma non solo. Quindi vi do già l'appuntamento al 14 giugno con Sara, in cui parleremo della parola meta nei vari ambiti. Oggi parliamo di un'altra parola, che è molto probabilmente una parola che avrete sentito, ascoltato, letto, scritto magari sulle vostre slide, e la parola è ibrido. Con me ho invitato oggi a parlare un amico che vi presenterò dopo e faremo entrare visivamente nella nostra trasmissione. Perché? Perché questo caro amico che è Davide Bevilacqua ha scritto questo libro, che ormai è un libro conosciuto e sicuramente apprezzato, e ve lo consiglio, in cui Davide ci parla della parola ibrido declinata in quello che è un po' il suo campo di applicazione principale, ovvero il famoso lavoro ibrido. Perché mi piace la parola ibrido? Ma un po' per affezione, perché un po' di anni fa, quindi parlo del 2019, tenni un TED in cui parlai di mondo ibrido. All'interno di questo TED, avevo in qualche modo, giocavo un po' sul concetto della legge del design, del less is more, che è un po' uno dei grandi architrave del design generalmente inteso, dicendo che se ci vogliamo preparare al mondo ibrido, che è quello di cui parleremo oggi nelle sue declinazioni, e con Davide lo faremo sicuramente per quello che riguarda il mondo del lavoro, quello che dicevo è che se ci vogliamo preparare al mondo ibrido, che è il mondo in cui la tecnologia, i comportamenti, i dati e naturalmente le nuove competenze si combinano alterando, aumentando e in qualche modo costruendo dei nuovi spazi di realtà, dovevamo ribaltare il less is more in una nuova formula che è more is less. Questo perché? Perché prendo spunto proprio dal libro di Davide. Nel libro lui cita tutta una serie, fa tutta una serie di citazioni molto interessanti a cappello introduttivo dei singoli capitoli. E c'è una frase molto indicativa che dice: siamo tutti quanti d'accordo e consapevoli che la tecnologia è la risposta. Certe volte ci dimentichiamo la domanda. Ecco, partiamo da questo quando voglio parlare di mondo ibrido e voglio discutere con voi di more is less. Perché se la tecnologia è sempre la soluzione, dovremmo capire non solo qual è la domanda, ma qual è il modo corretto di utilizzare la tecnologia. Quindi è sicuro che il more is less è
è la legge del mondo ibrido. Facciamo un esempio e poi ne parleremo. È ovvio che più tecnologia abbiamo, meno benzina consumiamo perché non andiamo più fondamentalmente in ufficio, ma siamo tutti quanti nel mondo dello zooming. Ecco, questo è un piccolo esempio, ma ne parleremo. L'ultimo punto che volevo commentare con voi è che ovviamente siamo totalmente a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Staremo insieme circa 45-50 minuti a seconda di quella che è la discussione e quindi postateci, chiedeteci qualsiasi tipologia di curiosità, domanda e anche magari cose su cui non siete d'accordo o argomenti che volete proporre di discussione. Perché so benissimo che con Davide c'è spazio per affrontare tutta una serie di derivate, di pieghe di questa parola ibrido che Davide ha avuto modo di declinare nel campo del lavoro. Io ho pronto la mia bella pagina di appunti presi leggendo il libro di Davide, quindi io chiedo alla mia fantastica regia e a tutte le colleghe e i colleghi che ci danno una mano a fare future proof. Saluto Davide, ciao Davide. Prima di Eva. tutto spiega che non sei a scuola. No, non so, oddio, sono in una scuola perché gli uffici della nostra azienda sono in un convento qui a Modena, della fine 1700, e questo era il lato che una volta era la scuola, e quindi abbiamo ereditato le lavagne, i banchi, un po' di cose. Non sono a scuola, sono in ufficio. Senti Davide, solitamente quando una persona decide di scrivere un libro, secondo me è perché risponde a delle esigenze proprie personali, no? Le esigenze proprie personali possono essere la voglia di sfogarsi, no? Quindi di lasciare andare dei contenuti che si è dentro, la voglia di dire basta, tutto quello che vi gira intorno, voglio mettere un freno a tutto quello che gira intorno. Oppure perché ovviamente si vuole dare il proprio contributo a un argomento, a un tema. Quando ti è venuto in mente di scrivere questo libro, la mia domanda è nato prima il libro o il titolo? Ah, allora, nasce da un TED a Perugia. Il titolo del TED era Ibridopatia. Poi con l'editore abbiamo deciso che per il libro il titolo migliore fosse Ibridomania. E il libro è nato proprio da una riflessione, più che altro una reazione. Tu l'hai letto, poi lo commenteremo, come vedi. È un libro che si pone più domande che dare risposte, no? Perché ovviamente io non ho grandi certezze. Però nasceva da questa narrativa che avevo visto ripetitiva, in nessun modo diversificata, di tutte le aziende del mondo tech, le società di consulenza e media, che a un certo punto, non so perché, nel post pandemia, hanno iniziato a parlare di hybrid working, no? Di lavoro ibrido. E mi colpiva perché comunicavano tutti esattamente la stessa cosa. Non cercavano neanche in qualche modo di differenziarsi un po', e quindi mi sono posto la domanda: è un tema di bulimia da buzzword, no? Per cui ogni tanto dobbiamo per forza metterne qualcuna per stimolare delle discussioni, oppure sta cambiando qualcosa, no? Perché post pandemia doveva essere il periodo ideale per consacrare lo smart working o il flexible working, come si chiamavano. E quindi il fatto che venisse utilizzata una parola nuova, così mi ha portato a riflettere. A un certo punto ho detto: ma che bisogno abbiamo di una parola nuova? La parola ce l'avevamo già, no? Ora è arrivato il momento di implementare in larga scala lo smart working che in qualche modo stavamo cercando di realizzare da oltre 15 anni. E quindi il libro è nato così, per provare a farsi molte domande, a provare a ipotizzare anche qualche risposta e a declinare un po' questa parola ibrido, che io non ho nulla contro la parola ibrido. Tra l'altro ricordo bene il tuo TED. Poi non ricordo se poco prima o dopo il TED ci trovavamo insieme al BNI a Genova. A Genova. E io trovo assolutamente centrato la tua declinazione di ibrido, no? Parli di condivisione di spazi, di condivisione di ruoli, ma era la parola ibrido associata al lavoro che mi lasciava un po' perplesso. Per cui io guido un'auto ibrida, quindi non ho nulla contro le due. Ho avuto una moto enduro, che è per È un definizione ibrida. ibrido.
E quando ero bambino, Francis, il mulo parlante, che è il mulo per definizione l'ibrido naturale, era uno dei personaggi che amavo di più. Quindi non ho nulla contro la parola ibrido, perché adesso ogni tanto mi capita il convegno così: ah, scusa, uso una parola che non ti piace. No, no, a me la parola piace, basta connotarla nel contesto corretto, ecco. Guarda, non voglio fare spoiler del libro. Il libro è veramente scorre facile. Ci sono tanti punti di riferimento in cui tutti quanti noi ci ritroviamo. C'è una bellissima metafora del ritmo, del tempo e ovviamente anche del suono. Se pensiamo al lavoro, è anche un suono. E leggendo il libro, c'è anche una sottolineatura, un rafforzamento di quello che ho sempre pensato tra pandemia e post-pandemia. Cioè, è vero che la pandemia ha fatto fiorire l'attenzione sulla tecnologia, del collegamento a distanza, poi la tua esperienza professionale ha fatto di questa tecnologia, è stata permeata di questa tecnologia. Però una delle considerazioni che ho sempre fatto è che ci ha fatto capire quanto importante fosse il fisico. Cioè, noi davamo per scontato, o davamo per scontate, delle caratteristiche della nostra vita fisica che abbiamo riscoperto essere importanti o a cui abbiamo dato la giusta importanza nel momento in cui il fisico ci è stato tolto. Ecco, per quanto riguarda l'esperienza fisica anche nella tua, diciamo, nel tuo, nella tua, diciamo, carriera professionale, come hai visto cambiare nel mondo del lavoro l'importanza del fisico? E come secondo te recupereremo questa importanza? Perché a un certo punto, io lo dico, ma lo diciamo qui con lei, non se ne può più di determinate cose del digitale. Ma guarda, io ho visto iniziare il mondo dello smart working, no? Abbiamo iniziato, credo, 15-16 anni fa, se ricordo bene, a implementarlo anche in larga scala nell'azienda per cui lavoravo, favoriti ovviamente dal fatto di essere un'azienda di tecnologia che costruiva e costruisce le piattaforme tecnologiche per questo tipo di comunicazione, no? Quindi eravamo interpreti del prodotto che portavamo sul mercato. E ho visto le varie fasi, no? All'inizio una grande resistenza, cioè per cui tutto doveva avvenire fisicamente, poi, come spesso accade, a un certo punto si abusa dello strumento tecnologico e quindi si passa invece in un'esperienza, come per molte persone è avvenuto durante il periodo pandemico, no? Perché poi l'abbiamo chiamato smart working, eravamo ai domiciliari forzati, no? Perché non c'era Confinati. nulla di smart quando stavamo a casa non c'era nulla di smart, cioè era la cosa più rigida del mondo, no? E quindi ho visto poi la deriva opposta, no? Cioè rinunciare totalmente al fisico, perché poi subentra quella che è un po' la disabitudine, no? Quando dopo un po' ti disabitui a fare delle cose e perdi un po' la percezione del valore, no? Ecco, io credo che dovremmo ritrovare un nuovo equilibrio, che è quello di cui parlo un pochino nel libro, no? Perché questa spinta ibrida io l'ho proprio connotata come una forte focalizzazione alla tecnologia. Non a caso chi parla di ibrido sono le aziende del mondo tech, no? Perché ci vendono Chiaro. la tecnologia per essere remotizzati. Ecco, questa remotizzazione del lavoro io credo che invece debba essere un pochino messa in discussione. Dobbiamo ritrovare un equilibrio diverso. Io vorrei sinceramente tornare a quello che facevo nel pre-pandemia, la flessibilità totale del lavoro, per cui decidevo quando stare a casa, quando andare in ufficio, quando stare in uno spazio di coworking, lavorare sostanzialmente dove volevo in funzione delle cose che dovevo fare. Dovremmo, secondo me, tornare a quello con una disciplina nella programmazione delle attività. Ne parlavamo prima, il parallelo del lavoro flessibile è invece una disciplina e una rigidità di programmazione. Io devo sapere qual è il luogo migliore in cui fare una cosa. E invece questa. Guarda, se Scusa. pensando a quello che hai scritto e a quello che stai dicendoti, una delle cose che mi sono segnato negli appunti è che ovviamente nel libro si parla di work-life balance, che era una sorta di. Cioè, e mi piace la versione, ho girato la versione, cioè secondo me dovremmo iniziare a parlare di balance the work life. Cioè, dovremmo iniziare, quello dici tu, dovremmo iniziare a bilanciare la vita del lavoro. Cioè, la grande domanda, io lavoro da casa, quello che dicevamo un po' del fuori onda, io lavoro a casa, poi mi dici,
che per 2 o 3 giorni a settimana devo venire in ufficio, ma la vera domanda è che cosa ci vengo a fare in ufficio. Quindi lo smart working è lo smart, forse è lo smart working in office piuttosto che lo smart working in house, e questo è un tema. Il secondo tema che mi è piaciuto tantissimo è che noi pensiamo che tutto quello che sia tecnologia sia smart, sia clever, sia flessibile, ma c'è un aspetto di diseguaglianza molto forte. Tu punti l'attenzione sulla diseguaglianza e sulla non inclusività di determinati aspetti del nuovo modo di lavorare, come viene chiamato, ovviamente pensando al gender gap, io a questo aggiungo anche che spesso e volentieri noi consulenti, e mi ci metto ovviamente appieno, trascuriamo un altro tipo di non inclusività dei grandi discorsi di ibrido piuttosto che di lavoro smart. Io ho dei clienti che hanno dei cicli di produzione 24/7, 3 turni da 8 ore, con 100 centinaia di persone che fanno 8 ore, i famosi blue collar, e quando si va da loro, non è che, cioè, il concetto di smart working, ibridazione del lavoro, assume un tono completamente differente, anzi si rischia la non inclusività di molti dei contenuti che sviluppiamo. Cosa ne pensi? Totalmente d'accordo, tra l'altro poi dobbiamo ricordarci che parliamo a una fetta importante ma comunque marginale della popolazione, no? Di tutti quelli che hanno la possibilità di rendere flessibile il proprio. Parlavi dei blue collar, ma voglio dire, le professioni non remotizzabili, in qualche modo che non si possono rendere flessibili, sono moltissime. Ci sono persone che la professione la devono svolgere in un luogo fisico e in un orario specifico. Quindi questa è una discussione che riguarda solo una fetta della popolazione. Sì, io quando parlo di non equo, penso per esempio che nel momento in cui tutti ci rechiamo in uno spazio fisico, in un ufficio, disponiamo sostanzialmente tutti delle stesse possibilità. Abbiamo lo stesso tipo di linea, abbiamo la stessa sedia, abbiamo gli stessi spazi. Cosa succede nel momento in cui il carico di lavoro resta lo stesso, ma poi lo distribuiamo a persone che vivono in situazioni completamente diverse? Perché io e te, Ivan, ci conosciamo, siamo dei privilegiati, no? Quando lavoriamo da casa abbiamo spazi dove Certo. possiamo concentrarci, abbiamo una connessione sicuramente in fibra, abbiamo le nostre case sono state progettate o riprogettate per ospitare il lavoro. La maggior parte delle persone no, la media di metri quadri delle case degli italiani è 81 metri quadri. Allora, se tu vivi, ed è la media, per cui dividi tra la metropoli e la provincia, ma se tu vivi in 80 metri quadri, sei una coppia con 2 figli, ma come puoi fare rendere la casa un ufficio semipermanente? Allora devi rinunciare probabilmente o al tinello o alla camera del figlio, perché se vuoi avere 2 luoghi in cui lavorare con concentrazione, non li puoi avere. Ecco, io dico questo: a parità di carico cambiano le condizioni in cui le persone svolgono il proprio lavoro. Questo, secondo me, non è equo. L'altro tema è anche quello poi della responsabilità dell'azienda. Nel momento in cui io sono in azienda, l'azienda si assume tutta una serie di responsabilità, a partire dalla sedia, no? Cioè, invece, in questo caso, l'azienda ti deve garantire la tecnologia che funzioni. Poi, se tu lavori sul divano per 8 ore al giorno, è un problema tuo, cioè, senza parlare poi anche dei costi che si spostano, no? Dall'azienda, sono costi che poi vengono a carico tuo. Banalmente l'energia elettrica piuttosto che altra tipologia. Banalmente, che in questo caso. E poi c'è il tema che parlavi tu di genere, perché spesso il lavoro ibrido, no? Viene raccontato come la tecnologia è questa straordinaria opportunità per coniugare, tu parli di vita e lavoro, no? Work life, per cui, e soprattutto lo si declina al femminile, no? Finalmente le donne hanno la possibilità di conciliare queste 2 cose, che secondo me è una follia totale, no? Ci sono volute 2 guerre mondiali per portare le donne in fabbrica, sono tornate a casa dopo le guerre, 2 rivoluzioni culturali nel 68 e nel 77, e adesso dovremmo usare la tecnologia, che dovrebbe essere lo strumento che ci libera, per riportare le donne a casa e spostare il welfare dallo Stato alle donne, per cui riportarle, richiuderle in casa e dire: adesso lavori da casa e in più ti prendi pure carico della famiglia.
qui dove io dico la remotizzazione non è equa, perché certo, interviene su tutta una serie di cose che secondo me non mettono le persone nelle stesse condizioni di poter fare le stesse cose. E questo è un punto molto interessante e mi piace perché lo collego a quel concetto che hai inserito nel libro, che a me è piaciuto tantissimo, che è il concetto di monopolio dell'ufficio. Cioè, noi stiamo vivendo un po' come succede nei grandi settori industriali quando si passa dal monopolio alla liberalizzazione, e quindi arrivano newcomer, arrivano quelli degli altri settori, l'incumbent, cioè mi piace questo ruolo dell'ufficio un po' come l'incumbent che ha perso il monopolio assoluto. Quindi siamo in una fase di transizione, siamo in una fase di sperimentazione, penso. Sì. Perché l'altra cosa che ti volevo chiedere, tu adesso hai, secondo me, un osservatorio privilegiato, lavori in un'azienda che penso l'età media sia assolutamente... Sotto i 30 anni. Esatto, quindi siete poche aziende. Nonostante me. quindi sei sulla coda, ma non alzi la media. Tutti questi discorsi, quando hai a che fare con una popolazione, quindi parlo al manager, parlo al leader David, così giovane, si declinano in maniera differente, oppure il fatto del monopolio dell'ufficio è una roba per noi della generazione X che ormai dobbiamo dimenticarci? Guarda, lì il tema del monopolio dell'ufficio poi era arrivato proprio, lo racconto nel libro, c'è proprio un episodio che mi chiamò un amico con cui avevo un appuntamento e mi disse: guarda, sono in ritardo perché il mio capo ci ha precettato, no? Perché poi c'è questa cosa, 2 giorni, 1 giorno, 3 giorni, no? Io ti dico: Ortensi, lei deve venire il martedì e mercoledì, e tu dici, lavora da casa il martedì e mercoledì, e tu dici, ma io il martedì e mercoledì ho un vicino batterista che fa le prove, fammi venire il giovedì e il venerdì, che invece, cioè, sto a casa il giovedì e venerdì, che non ho nessuno e posso lavorare nelle mie condizioni, no? Per cui ti precettano giornate fisse, che non sono per forza le giornate migliori per te o per stare a casa o per stare in ufficio, no? E sto mio amico mi scrive che era in ritardo e mi dice: guarda, arrivo tardi perché il nostro capo a un certo punto ci ha precettato e ha diviso la popolazione con presenze fisse tutti i giorni della settimana, perché lui dice che nel momento in cui l'ufficio è vuoto diventa triste, no? E io gli ho detto: guarda che l'ufficio non è triste perché è vuoto perché è triste, perché è uno di quegli uffici pensati con la logica del monopolio dell'ufficio in cui tutti devono andare. Certo. Sai? Ecco, il mio osservatorio è un osservatorio un po' diverso. Ti dicevo prima, abbiamo una sede particolare che secondo me in centro è un convento con molti spazi, tra l'altro con un chiostro, la possibilità di lavorare all'aperto, una popolazione molto giovane ma che ha bisogno di lavorare insieme, perché poi tu lo sai, il lavoro che facciamo noi richiede che le persone si trovino anche Con altre fisicamente persone. a creare quel flusso, no? Cioè, per cui il flusso che viene solo nel momento in cui sei fisicamente. E qui è un luogo dove ti dico, molte delle riflessioni nascono dalla mia esperienza qua, no? Stiamo facendo un po' di sperimentazione. Noi siamo in flessibilità totale. Da prima del Covid, le persone sono tornate a lavorare in ufficio senza bisogno di precettarle. Tornano quando pensano che questo è il luogo migliore per fare quello che devono fare o quando devono stare insieme. E quindi proprio diventa un luogo pensato per essere, non semplicemente perché adesso un po' la deriva è quella, il luogo della socialità, ma non per forza, cioè io non dico che non sia importante la socialità in ufficio, banalmente può essere per dei ragazzi giovani, come capita da noi, che condividono l'appartamento con altri ragazzi, hanno bisogno di avere uno spazio in cui concentrarsi, allora preferiscono venire qua, stare in un'ex celletta del nostro convento e lavorare da lì, no? No, non ci sono risposte ancora, dobbiamo sperimentare, come dicevi tu, però dobbiamo provare a pensare che abbiamo la responsabilità come imprenditori e manager di rendere l'ufficio attraente, e non perché ci sentiamo gratificati dal vedere l'ufficio pieno, ma Pieno. perché siamo consapevoli del fatto che se le persone sono fisicamente insieme per determinate attività producono un risultato migliore ed è meglio anche per il loro benessere. Ci sono due domande, poi le prendo e sono molto interessanti, però volevo cogliere l'occasione, proprio questo tuo passaggio. Ti sei fatto un'opinione sul fenomeno che si discute attualmente,
delle grandi dimissioni. Wow, sì, io ho un'opinione che è ovviamente molto personale, e credo che, perché molti la collegano alla pandemia, e credo che sia, abbiamo un ruolo. Io credo che sia un po' anche, forse adesso esagero, no? Magari lo possiamo collegare anche alla crisi di Lehman Brothers, da prima arriva. Cioè, secondo me questa è un'onda lunga che arriva da, sono i figli di quei genitori che non hanno mai visto. E che hanno visto i genitori spendere, vivere una dimensione totalizzante del lavoro. Erano probabilmente, ma Certo. è un'opinione personale Sì, ma è pura. un ottimo punto di vista. Sono quelli che non avevano, adesso banalizzo e semplicizzo sul genere, però che non avevano il papà alla partita del calcetto o all'assaggio di danza, che in vacanza venivano ma sparivano poi perché c'era l'appuntamento importante. E tornavano a casa all'ufficio ma erano sempre imbruttiti perché... E allora forse questa io... Sono portato a pensare che questa sia una risposta, visto che alla Great Resignation, no, sì, spesso si lega la YOLO, no? You only live once, no? Questa cosa del dire faccio del mio tempo qualcosa di più che investirlo solo nel lavoro. Ecco, io credo che sia un po' figlio di quelli che hanno visto poi i genitori tornare a casa con lo scatolone dopo aver dedicato una vita al lavoro, no? Come è successo nelle grandi... Quindi potrebbe essere una sorta di contrappasso, i figli dei workaholic. Grazie, ma io sono... Ma è un'ipotesi che butto lì per la riflessione. Senti, c'è una domanda interessante da parte di Francesca che punta, diciamo, l'attenzione sugli HR, sulle divisioni, sulle aree HR delle varie aziende. Per affrontare questo passaggio dal monopolio alla concorrenza casa ufficio o terzi luoghi, perché mi viene in mente, ad esempio, la fortuna di Starbucks è stata quella di essere un terzo luogo. Molto probabilmente noi dovremmo, i co-working sono dei terzi luoghi, e a questo poi collego anche la domanda di Matteo, ci arrivo dopo. Qual è la tua percezione, ma anche cosa state facendo voi sulle vostre competenze, diciamo, HR per affrontare questa situazione di post-monopolio dell'ufficio? Ti dico, le ricerche ci dicono che l'86% delle persone che non va in ufficio sta a casa. Gli spazi di co-working e le altre cose stanno intorno tra il 5 e il 4%, no? Per cui quasi 9 persone su 10 quando non vanno a lavoro lavorano da casa, La no? Gli casa. altri modelli sono ancora poco utilizzati. Quello che stiamo facendo, lo so che può sembrare molto semplice, non è una risposta, come ho detto, ho più domande che risposte, però... Tantissimo ascolto, cioè nel momento in cui tu non hai un luogo in cui tutte le persone sono obbligate ad arrivare a una certa ora, tu devi entrare in una logica di granularità delle necessità. Cioè, e qui è dove l'HR, secondo me, l'HR non devono implementare programmi, devono fare molta attività di ascolto e capire come declinare sulla base, le iniziative sulla base di necessità diverse. Per esempio, adesso non lo so, i trasporti, noi i ragazzi, il treno lo paga l'azienda, per cui non è un costo che ti devi subire tu nel momento in cui ti devi spostare da Reggio, da Bologna, da Milano. Il costo del treno, del trasporto, te lo mette a disposizione l'azienda. Gli orari sono flessibili, ma non così flessibili. Io non credo nell'ufficio 7-24. Noi a un certo punto la sera chiudiamo, perché io voglio che i ragazzi tornino a casa e vivano la loro dimensione personale del lavoro, no? Non che passino fino a notte in ufficio, no? Però secondo me bisogna cercare di avere molta attenzione, molto ascolto e poi cercare di accettare che ci sono esigenze diverse. È chiaro che se tu lo fai come noi, siamo 80 persone, è molto semplice, se gestisci un'azienda di decine, di migliaia di persone è molto più complesso. Però ci sono dei cluster, no? Puoi lavorare sui cluster per andare a capire quali sono i cluster e le diverse necessità e cercare di avere un'offerta, come dire, quando vai sul mercato, quando sei in competizione, devi cercare di indirizzare le necessità dei tuoi clienti, quindi devi in qualche modo profilare e clusterizzare i tuoi clienti, cosa che prima non si faceva. Luogo fisico, contratto del lavoro, tutti alle 9 in ufficio, Piramide. chi veniva da Milano, chi veniva da 200 km, chi in treno, chi in macchina, non te ne dovevi porre il problema. Matteo ci chiedeva questa formula un po' della democratizzazione del workplace.
Mi piacerebbe capire poi da Matteo come lo declina, perché ci può essere una democratizzazione degli strumenti aziendali, quindi dello strumento tecnologico, no? È quello che diciamo prima. Ci può essere una democratizzazione dello spazio, quindi molto probabilmente ripensare il luogo dell'ufficio. Una volta c'era sempre il famoso facciamo l'ufficio in centro o ci spostiamo in periferia nei centri direzionali, no? Cioè, poi ci spostiamo dalla periferia del centro direzionale, ritorniamo in centro. Quindi ci può essere una democratizzazione dello spazio. Poi ci può essere anche una sorta di democratizzazione anche del modello, un'evoluzione del co-working, no? Noi il co-working abbiamo sempre pensato per i freelance, no? Alla fine mi ricordo quando nascevano i co-working, andavamo a vedere questi co-working e in maniera un po' simpatica noi li definivamo i villaggi vacanze dei freelance. Cioè era modello di business del Valtour, modello di business del Regus, li metto insieme e c'ho una sorta di villaggio vacanze. Ci possono essere secondo te altri modelli? Francesca ci dice di nuovo la parte del multi-corporate. No, pensare degli uffici multicorporate, degli uffici in luoghi che in questo momento non sono stati deputati. Ci può essere una forma anche di innovazione del luogo del lavoro? Secondo me ci deve essere, infatti lì dico, devono diventare un po' come gli stadi, no? Che poi vivono al di fuori del momento dell'evento sportivo, no? Sì. Adesso per forza centri commerciali, però ti dico, il nostro è uno spazio aperto dove le persone possono venire a lavorare, ma perché abbiamo un disperato bisogno di contaminarci, di avere esperienze diverse, per cui io credo assolutamente di sì, che dobbiamo ripensarlo in una logica di spazio aperto dove si possa, dove deve vivere. Secondo me l'ufficio deve trovare una sua vita, una sua identità, deve essere uno spazio identitario e deve vivere. Sicuramente, almeno dal mio punto di vista, io credo che l'idea di avere queste multi-corporate environment sia una bella idea. A me piacerebbe E poi, molto. se ci pensi, è il concetto del Technology Park, Esatto. anni 70-80, che poi è stato anche importato come modello operativo di tanti parchi tecnologici di ricerca e sviluppo in giro per l'Europa piuttosto che nel resto del mondo. Questo Sì. potrebbe. E lì sì che gli uffici, questa è una cosa che vedevo, dove i centri di ricerca hanno gli uffici aperti 24/7, perché i Certo. ricercatori. Di per sé, sai, sono due personaggi un po' particolari, e lì tutti gli uffici che vedevo, tutti i laboratori più che uffici, Sì, sono aperti 24/7, che sì. è diverso rispetto alla parte, diciamo, del ciclo di lavoro più tradizionale. Altro punto che affronti nel libro è proprio una trattazione, e qui viene fuori la tua grande esperienza professionale, del valore della tecnologia. Se fai un bilancio dell'utilizzo della tecnologia, è un bilancio dal tuo punto di vista, bilancio intendo di quello che hai visto, dell'evoluzione che abbiamo avuto, positivo o negativo, pensando al more is less? Secondo me è decisamente positivo. Ecco, questa è l'altra cosa che non volevo apparisse dal libro, no? Che fosse un pentito della tecnologia. Non è assolutamente così, no? Cioè, ricordo nel libro quando nel 2009 firmammo in 100 la pagina sul Corriere della Sera per chiedere all'Italia un'agenda digitale, no? Per cui sono stato nel mio piccolo, ho cercato di divulgare il più possibile, di essere un promotore. Io ne faccio un bilancio assolutamente positivo in generale e credo che ci sia una grande promessa mancata e un tradimento, che è quello con cui apro il libro, che ero convinto che il digitale e la tecnologia ci avrebbe restituito tempo. E da quello che vedo oggi questo non è successo. Cioè, se ce l'ha restituito, se l'hai ripreso, oppure siamo stati noi a non essere stati capaci di gestire diversamente il tempo che obiettivamente risparmiamo, no? Perché nel momento in cui non ho più non devo più muovermi per un'ora per muovermi da un luogo ad un altro, quella è un'ora risparmiata. Ecco, che cosa abbiamo fatto di questo tempo che abbiamo risparmiato? Lo abbiamo subito reinvestito
in attività che non è sempre produttività, ecco, cioè abbiamo ridotto lo spazio fisico per aumentare lo spazio di accadimenti e quindi secondo me questo è l'aspetto che io trovo invece più negativo, è la promessa mancata, non ci ha restituito tempo, ma in generale da qualsiasi punto di vista io la guardi, la tecnologia è uno straordinario alleato che ha migliorato e migliorerà la vita, la società, le relazioni, tutto. Sono perfettamente d'accordo con te, e ecco perché parlavo proprio di more is less, no? Perché poi tutto dipende dall'utilizzo che ne fai della tecnologia, ha sempre un connotato positivo. Quello che mi chiedevo è se la valutazione del tempo liberato che dicevi tu è una valutazione, quali sono i criteri di valutazione del tempo liberato? No? Perché tendenzialmente noi cerchiamo sempre di valutare situazioni e cose con dei criteri che attengono al nostro vivere quotidiano. Magari fra poco scopriremo che il tempo dedicato a fare delle attività sostitutive magari non era tempo sprecato. Certo è che il tuo punto di partenza, che io condivido, non è che adesso abbiamo questa sensazione di ozio, che dici, ah, non so cosa fare, no? finalmente ho mandato tutte le mail, a proposito, ti racconto questo aneddoto di vita vissuta. Qualche settimana fa ho fatto un tweet in cui ho scritto, durante il weekend non rispondo e non mando mail di lavoro, non riesco a spiegare, non riesco a capire come mai sia così complicato non riesco a spiegarmi come mai sia così complicato da capire. Si è aperto un thread di discussioni, sono stato attaccato, gente che mi dice sì perché tu non lavori con i musulmani, sì perché tu non lavori con Singapore piuttosto che... Cioè, e poi ho pensato a quello che hai scritto nel libro e sono rimasto basito, cioè, ma tu te lo spieghi una cosa di questo genere? Cioè, è ancora così complicato? Cioè, torniamo al concetto del workaholic che dicevamo ieri, no? Sì, con una declinazione ancora peggiore, Ivan, perché è esattamente quello che dicevi tu prima, no? Che hai parlato dell'ozio, che era la misura del successo una volta, no? Cioè, l'ozio delle persone misurava il successo delle persone. Oggi è esattamente l'opposto, invece siamo in questa contronarrativa siamo sempre quella che si chiama busy bragging, no? Siamo sempre tutti incredibilmente occupati, no? E io credo che ci siano due possibilità. La prima è che sia vero e c'è un problema, cioè se un'azienda si sostiene su performance di collaboratori che lavorino 5, 6 o 7 giorni alla settimana, 12 ore al giorno, siamo quasi nel doping professionale, no? Perché cioè è evidente che è un ritmo di lavoro che a un certo punto non sostiene più la performance a un certo livello, perché la performance degrada, no? Certo. Soprattutto se un caso specifico, un'emergenza, ha un senso. Se diventa il modo sistemico con cui un'azienda produce i suoi risultati, cioè 5 o 6, 7 giorni, 12 ore al giorno delle persone, a un certo punto o tu ti prepari a fare un continuo turnover della tua forza lavoro, o per forza di cose le performance degradano. Perché se tu sabato sera, dopo che hai lavorato 60 ore nella settimana precedente, alle 9 di sera mandi una mail a un cliente, probabilmente scrivi qualcosa che sarebbe stato meglio non Certo. scrivere. La seconda ipotesi è che forse questo non è del tutto vero, e io propendo in tanti casi per questo, ma che è il racconto che vogliamo portare agli altri, cioè vogliamo essere percepiti come High performance piuttosto mi people. vogliono tutti, sono un instancabile lavoratore, hanno bisogno tutti di me, sono sempre impegnato, quindi si dice è diventato un po', non avere tempo è diventato uno status symbol, che è il paradosso, che invece una volta era l'ozio lo status symbol, no? Adesso noi l'abbiamo ribaltato e tante persone secondo me hanno creato questa narrativa di se stessi perché come vogliono essere percepiti e quindi si vergognano di dire, non so, io per esempio ho un calendar unico, non ho un calendar privato, un calendar professionale, che tutti i miei colleghi vedono. Cioè, se domattina dalle 10 alle 11 sono dal veterinario per i cani, non è che scrivo meeting di lavoro, cioè io scrivo veterinario dei cani, perché la vita si svolge anche in questo modo, no? E non ho problemi di raccontare anche i miei momenti di ozio, i miei spazi dedicati
alla formazione, allo stadio, al concerto. Cioè, secondo me sarebbe bello che ci si potesse raccontare per quello che in fondo siamo, no? Cioè, persone che a volte hanno bisogno di ricavarsi del tempo per non far nulla o fare cose piacevoli. E come è cambiato nel corso degli anni il tuo essere manager e oggi anche essere leader? Confrontandoti con, da un lato, la tecnologia, l'utilizzo della tecnologia da parte delle persone e anche un po' la regola del more is less, perché poi alla fine le aziende progressivamente hanno iniziato a utilizzare sempre più tecnologia. Sì, guarda, io credo che sia un tema sia di tecnologia, poi di contesto, perché è evidente che se sei in una grande multinazionale lavori in un modo, se sei in una piccola azienda, ho fatto anche una startup, per cui è completamente diverso. Io, cioè, lo vedo più adattato ai contesti, perché comunque per mia fortuna ho sempre operato in un mondo ad alto consumo di tecnologia, per cui io mi ricordo il mio primo indirizzo di posta elettronica era in Sun Microsystem nel 1991, no? Cioè, vuol dire, per cui è quello un mondo che era già mi apparteneva. Quindi è più il contesto che ti porta ad adattare e modificare il tuo stile, secondo me, di management, di leadership, in funzione del contesto che vivi e del momento che vivi. Non tanto nel mio caso per adattarlo alla tecnologia, sì che è cambiata, sono cambiato, però mediamente, insomma, io mi ricordo, adesso non ricordo, ma le prime telepresence, il video da utilizzare, credo che parliamo del 2007-2008, insomma, cioè parliamo di 15 anni fa, per cui poco. Senti, ti faccio un paio di ultime domande, poi abbiamo esaurito il nostro tempo. Allora, creando il ponte fra il primo appuntamento che abbiamo avuto con Cosimo, dove abbiamo parlato di sintetico, no? E qua mi viene un po' il concetto che alla fine stiamo cercando di trovare una soluzione, chiamiamola sintetica, tra casa e lavoro, dove sintetica possiamo intenderla non finta sintetica dal punto di vista chimico, ma una sintesi, cioè una soluzione che sia una sintesi. E pensando al prossimo appuntamento di Future Proof, dove parleremo, prendiamo questo mega hashtag che c'è oggi, che è Meta. Quale pensi che sia un po' di scenari dell'evoluzione del modo di lavorare, dell'utilizzo della tecnologia? Avremo la necessità di trovare una sintesi, tutta la parte di meta intesa come sintesi fra reale e digitale sarà veramente la soluzione? Avremo la necessità magari di implementare nuove tecnologie, viene in mente ologrammi piuttosto che altre cose su cui solitamente si è lavorato? Qualche scenario te lo sei prefigurato? No, molta curiosità. Io sul tema meta, e vi seguirò la prossima, sto cercando e mi astengo dal dare giudizio e commenti finché non sono stato nella condizione di aver almeno compreso bene tutte le possibili implicazioni e applicazioni. Io sono stato un utente di Second Life. Che cos'era? Il 2006? 2006, 2007, 2008. Ecco, quegli anni lì, di Second Life. Devo dire che non fu una grande esperienza, ma evidentemente siamo in un mondo che è cambiato completamente, le tecnologie, c'è tutto un altro mondo. Voglio comprendere questa dimensione virtuale in modo diverso. Ologrammi, l'idea di spingere la tecnologia al punto da sostituire la presenza fisica, a me non convince del tutto. Cioè, continuo a pensare che sia una straordinaria alternativa e più è efficace, meglio è. Però non so, perché se poi c'ho l'ologramma di un capo che sta dall'altra parte del mondo e mi arriva nello sgabuzzino dove ho ritagliato l'ufficio per licenziarmi, francamente, sai come succede? Cioè, o via WhatsApp, no? Non lo so, io credo dovremmo trovare. È chiaro che io non ho grandi risposte, è chiaro che si dovrà trovare un nuovo equilibrio. Ma l'idea di questa forte remotizzazione, del fatto di rinunciare ad alcuni dei nostri sensi per una parte importante, poi sai, rinunciamo al tatto, rinunciamo in questa dimensione virtuale, no? Riduciamo Il all'olfatto. contatto visivo, cioè Contatto. tutto quello che abbiamo studiato sulla PNL improvvisamente è frasato. Anni e anni sul body language, l'eye contact, tutte quelle tecniche, cioè comunque è una dimensione in cui tu perdi,
alcuni sensi proprio non li usi, altri sono in qualche modo rarefatti. Caspita, complesso, non lo so. Beh, la però cosa, sei tu il futurologo, non io. Io faccio dico sempre che se sapessimo il 70% di quello che succede domani non ci divertiremmo così tanto, no? Cioè, pensa... Tu negli anni su tante cose ci hai preso, per cui qualche credibilità, un po' di credibilità e una certa credibilità. Ci ho preso perché, come dice, se non tiri la pallina non ci prendi mai. Tiro tante palline, fra le tante palline che tiro qualcosa ci azzecco. Questo, grazie, perché mi sorprendo sempre, no? L'ultima è l'altro giorno, la cosa di Macron delle Olimpiadi degli Sport. Ma voi ce l'avete la PlayStation in ufficio? Calcetto, no. Calcetto, PlayStation, calcio. Siamo andati ora, non c'è né il ping pong, né il calcetto, né la PlayStation, non ci sono le frasi ispirazionali di Steve Jobs. Allora, se lo recupero, ti bando, se lo è un articolo. No, ma l'ho letto il tuo articolo. No, ma avevo trovato un articolo fantastico di un blogger della Silicon Valley che aveva creato una matrice di correlazione tra la presenza dei tavoli da ping pong e dei calcetti nelle startup e il tasso di fallimento delle startup stesse, e veniva fuori era bellissimo. Se lo trovo te lo mando. Sì, ma quelli sono decorativi. L'ufficio di cui parlavo, del mio amico, che era triste perché vuoto, aveva in dotazione tutte quelle, era il classico ufficio con tutte quelle dotazioni da startup, il ping pong, la PlayStation, le frasi ispirazionali. Io credo che dovremmo puntare sulle relazioni che abitano uno spazio, quelle portano le persone, sono più importanti dei calcetti e dei... E tra l'altro, scusa, voglio dire, il 77 è un anno che ha cambiato anche la mia con Star Wars, perché te lo volevo allora dire. Siamo e direi di finire qui, cioè chiudiamo col 1977. David, grazie mille, io do appuntamento a tutte e a tutti al prossimo Future Proof, che sarà il 14 giugno. David, grazie di cuore e vengo a trovarvi a Modena. Grazie a te, Ivan, sempre molto. Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao David, buon lavoro.